Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Essere figli d'arte, come nel caso di Aurora Ramazzotti, non è un ruolo semplice da ricoprire. L'etichetta che viene posta su chi ha dei genitori già famosi può rappresentare anche un grosso problema. Ne sa qualcosa proprio la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ha impiegato tanto tempo per scrollarsi di dosso anche le critiche di chi pone sempre al centro dell'attenzione il fatto di poter essere in un certo qual modo raccomandati. Aurora Ramazzotti, Aurora ha faticato per ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, o anche banalmente dei social. Soprattutto, ci sono state evidenti difficoltà proprio nel riuscire a convincere il pubblico che no, essere figlia di non vuol dire essere per forza di cose spinti al successo. Anzi, talvolta può accadere l'esatto contrario, ovvero c'è chi mette i bastoni tra le ruote per questo motivo. È stata lei stessa che, nel corso di un'intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni del Corriere della Sera, ha dovuto chiarire proprio questo punto così particolare nella sua vita. Non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c'era chi voleva evitare polemiche, ha spiegato amaramente Aurora durante l'intervista. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di viziata, ha ancora proseguito la giovane Ramazzotti. Una situazione particolare, che nasconde anche il dolore di chi evidentemente vuole andare avanti sulle sue gambe. Raccomandata, purtroppo è nel mio sangue, ci sono nata, fin da prima che iniziassi a fare questo lavoro, che poi ha amplificato ancor di più questo coro. La mia missione, impossibile, ha ancora spiegato Aurora, è far cambiare l'idea che le persone hanno di me. Aurora Ramazzotti, che disastro, sfiorata una terribile disavventura. E così Aurora sui social, da ormai diverso tempo, è un personaggio molto seguito. Si è circondata di persone che hanno capito il suo percorso, e che la supportano costantemente su Instagram, magari anche con dei messaggi in direct. In queste ore, però, la Ramazzotti ha postato delle foto terribili. Ha sfiorato una terribile disavventura a causa del maltempo, stories di Aurora Ramazzotti. Le foto ritraggono Stromboli devastata in queste ore dal maltempo, mi hanno mandato queste foto di Stromboli di stamattina. C'è stato un nubifragi devastante durante la notte. Noi eravamo lì solo due giorni fa, ha spiegato Aurora. Insomma, ad un passo da una terribile esperienza che altre persone, purtroppo, stanno vivendo in questi giorni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.